Dove abiti? A Monterchi. A Monterchi c'è uno dei più bei dipinti del Rinascimento. Lo so, la Madonna del Parto, ma non l'ho mai vista. Eccola. Nel 1460 la comunità contadina di Monterchi ordinò a Piero questa Madonna. Gli autori della commissione non erano papi, né principi né banchieri. E può darsi che all'inizio Piero abbia preso il lavoro un po' sotto gamba. Malgrado questo. Ecco il miracolo di questa dolce contadina adolescente, altera come la figlia d'un re. Il silenzio della campagna intorno a lei è così compiuto. Finora probabilmente si è divertita a confidarsi con le sue bestie. Le chiama per nome e... ride. Poi a un tratto è tutto finito. Poiché attraverso i secoli il destino ha scelto proprio la sua purezza. Lei ne sembra compresa, ma non felice. Forse già sente oscuramente che la vita misteriosa che giorno per giorno cresce in lei finirà su una croce romana, come quella di un malfattore. E secoli dopo un grande poeta le si rivolgerà con queste sublimi parole. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Probabilmente non avrebbe neanche capito.